Buona giornata e rieccoci qui in trasmissione per la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda alle ore 19, fra le 19 e le 20. E in questa trasmissione facciamo la lettura di vari libri del paganesimo e della stregoneria. Una piccola precisazione va fatta sulla trasmissione di oggi. Allora, sulla trasmissione di oggi mi hanno detto qualcuno che sono andato pesante, fra virgolette. In realtà io non sono andato pesante. Io ho sempre evitato di parlare di come io sono diventato apprendista stregone. In realtà io non ho mai avuto un maestro che mi insegnasse che cos'è la stregoneria. Io praticamente tutto quello che è l'arte della stregoneria l'ho imparato vivendo e attraverso le scelte della mia vita, giuste o sbagliate che fossero, si poteva fare meglio, si poteva fare delle scelte diverse, non ha importanza, ho fatto quelle scelte e ho praticato l'intento fin da piccolissimo. La pratica, vediamo un attimino, scusate un attimo solo, la pratica dell'intento è quella che mi ha caratterizzato per tutta quanta la mia vita. Chiaramente io non sapevo che quello era l'intento, che quello era una pratica magica, semplicemente era ciò che dentro di me andava verso fuori. Cosa hanno detto le persone? Hanno detto, tu hai fatto delle affermazioni che sono pesanti, in realtà non sono pesanti le mie affermazioni, pesante è la situazione che le persone, sei pronto? Pesante è la situazione che le persone sono costrette a vivere inutilmente, tanto perché qualcuno si diverte. Tanto perché qualcuno si diverta a rompere, a disturbare, a annientare, a distruggere, a saccheggiare, a infamare, a alterare quelli che sono i percorsi, i tentativi di costruzione, i tentativi di riaffermazione della vita. Quelli sono pesanti, non le mie affermazioni. Io posso fare affermazioni 50.000 volte più pesanti di quelle che faccio e sono tutte affermazioni legali, giuste e corrette, perché tutte le affermazioni che faccio io sono documentabili, sono oneste, sono pulite e sono perfette sia dal punto di vista etico, morale, giuridico. Per cui le affermazioni che faccio io non sono mai affermazioni pesanti. Semmai le persone che ascoltano non riescono a comprendere come la vita sia una sfida continua. E non avendo mai avuto un maestro che mi insegni la stregoneria, tutta l'arte della stregoneria, io l'ho praticata giorno per giorno, attimo per attimo. È stato soltanto nel marzo del 1980 che io ho preso coscienza e consapevolezza che praticavo stregoneria. Ed è stato dal marzo del 1980 che io sono diventato una persona religiosa. Cioè io in questo momento, dal marzo 1980 ad oggi, sì? Pronto, sono Alessandro. No, ciao, ciao. Ciao. Fammi finire, dai, fra mezz'ora ti metto in linea, dai, porta pazienza, ok? Ciao. Scusa Alessandro, ma fammi finire il discorso per piacere. Dal marzo del 1980 io ho preso consapevolezza che quello che io praticavo era stregoneria. E com'è che ho preso consapevolezza di questo? Alterando la percezione. Quando io ho alterato la percezione mi sono accorto che il mondo che mi attorniava, in cui io vivevo, era un mondo magico. Non era un mondo razionale della forma. Pertanto, quando ho scoperto che il mondo era magico, la giustizia che io cercavo era nella trasformazione dell'individuo e non era nella trasformazione dell'esistente in funzione di un desiderio, di una società migliore. Per cui era necessario praticare la trasformazione dell'individuo. Ma l'individuo, per trasformarsi, non poteva sottrarsi dalla situazione sociale in cui viveva, perché la situazione sociale, la situazione di vita, la situazione familiare, la situazione collettiva era il metro di misura con cui lui poteva controllare l'effettivo sviluppo della propria vita, lo sviluppo del suo essere, lo sviluppo di quello che lui pensava, di quello che lui era. Pertanto, dal marzo 1980 io ho scoperto la magia che mi circondava, l'alterazione della percezione e gli infiniti mondi delle trasformazioni. Ma fino allora io ho praticato l'intento, ho praticato l'arte dell'agguato, ho praticato il chiedermi il perché delle cose e ho praticato quello che io pensavo fosse la giustizia. Per cui, giusto o sbagliato che fosse, queste mie cose, questo mio modo di affrontare la vita
è stato quello che mi ha trasformato e che mi ha preparato al salto che ho avuto nel marzo del 1980. Dopodiché, cosa è successo? Nel gennaio del 1982, là ho cominciato a praticare l'alterazione della percezione, ho cominciato a viaggiare nel sognare, ho cominciato a chiedermi la magia del mondo che mi circondava. Nel gennaio, fine gennaio del 1982, la Polizia di Stato mi prendeva, mi massacrava di botte per 2 giorni, e il massacro di botte che ho ricevuto per 2 giorni dalla Polizia di Stato mi ha proiettato in mondi della percezione che io nemmeno immaginavo. Cioè, praticamente la violenza che ho subito da parte della Polizia di Stato mi ha portato a percepire il mondo in maniera diversa, a vivere stati di percezione alterata. Questi stati di percezione alterata sono quelli che mi hanno consentito dopo di viaggiare nei mutamenti, di viaggiare nelle trasformazioni. Pertanto io non vi dirò mai seguite il mio percorso, perché seguire il mio percorso è un seguire un percorso folle, nel senso che quel percorso apparteneva a me perché io ho fatto quella strada, ma perché non avevo nessuno che mi aiutasse, nessuno che mi indirizzasse, nessuno che mi spiegasse cosa mi stava succedendo e che cos'era il fuoco che da me andava verso l'esterno. Per cui quella strada appartiene solo a me, riprodurre quella strada è solo un atto di follia. Però il punto è questo: quella strada mi ha dato un accumulo di dati, un accumulo di valori, un accumulo di cose, un accumulo di conoscenze, un accumulo di possibilità di affrontare la vita che io rivendico. Cioè, nel senso che il fatto stesso che oggi come oggi stiamo subendo, fra virgolette, delle sciocchezze, che sono comunque delle sciocchezze, no? Che però non ti permettono di far funzionare il pensiero, cioè sviluppare il pensiero fuori da un certo ambito, e non ho detto che non mi stanno che mi stiano impedendo di sviluppare il pensiero, non mi stanno impedendo di sviluppare il pensiero, però la creazione di questo muro di gomma, al di là che sia reale o apparente, cioè, questo mi dà fastidio, e mi dà fastidio perché? Perché la creazione di questo muro di gomma non solo è inutile, sciocca e deleteria, ma sono degli atti che vengono compiuti nei confronti degli esseri umani, nei confronti delle persone, del sistema sociale, affinché non possano sviluppare se stesse. E questo è l'ultimo retaggio, uno degli ultimi retaggi che noi abbiamo dall'Inquisizione. Per cui i discorsi che ho fatto io non sono né pesanti né duri, né, sono dei semplici discorsi puramente legali, formali, moralmente corretti e giuridicamente documentabili, che non hanno niente di straordinario. Semplicemente ho voluto mettere in luce questo aspetto, che il mobbing, cioè il tentativo di distruggere gli esseri umani, ma anche di distruggere dei sistemi alternativi, delle forme di pensiero, è arte all'interno che viene costruita socialmente al fine di impedire il nuovo, di impedire le variazioni, di impedire la costruzione di un migliore sistema di vita. Per cui il vecchio, prima di morire, prima di tentare di impedire al nuovo di nascere, muore a fatica. Un esempio, per esempio, il concordato del 1984, con tutte le sue pecche, ha dovuto aspettare ben 36 anni dalla Costituzione della Repubblica Italiana prima di essere firmato, e ci sono tanti casini da considerare e da combattere, però dico, sono passati ben 36 anni perché un aspetto della Costituzione della Repubblica Italiana potesse essere applicato giuridicamente. Cioè, capite che questo è effettivamente una cosa da grattarsi la testa, cioè da chiedersi perché. Cioè, perché dei principi che sono stati sanciti costituzionalmente hanno dovuto aspettare 36 anni per essere applicati socialmente, e anche la loro applicazione andrebbe molto discussa anche dal punto di vista costituzionale. Cioè, perché questa attività di mobbing, cioè sono quelle cose che vengono messe in essere, che vengono organizzate per impedire al nuovo, a cose nuove, a modi nuovi di vita, a modelli nuovi attraverso i quali gli individui costruiscono loro stessi, di imporsi. Ci sono delle persone, per esempio, che combattono delle altre persone non perché non sono d'accordo con loro o perché pensano in maniera diversa, ma perché le devono distruggere in quanto persone
e imputano a quelle persone delle intenzioni diverse da quelle che quelle persone manifestano. E questo è arte di mobbing, è arte, è tentativo di distruggere qualunque cosa viene costruita perché io penso che quella cosa tu sicuramente vuoi cose diverse da quelle che dici. Attenzione a questi meccanismi, sono meccanismi da pulsione di morte, sono meccanismi che si riproducono nella piccola situazione quotidiana, ma si riproduce anche nella grande situazione sociale. Si producono a livello giuridico, si riproducono a livello sociale, si riproducono a livello economico, e molta gente cacciata, molti imprenditori cacciati nelle mani dell'usura, per esempio, è dovuto a queste operazioni, alcune anche per questioni loro personali, perché gli è andata male l'attività, ma spesso anche per queste operazioni. Per cui, per questo motivo io oggi ho fatto quei discorsi e vi dico, posso andare anche infinitamente più avanti, cioè discorsi che ho fatto oggi sono leggerissimi, perché non solo posso provarli giuridicamente, eticamente, moralmente che sono corretti, ma posso andare infinitamente più avanti, perché ho prove, ho dati, ho documentazione per andare infinitamente più avanti, perché io la vita l'ho vissuta attimo per attimo. Io non ricordo un solo attimo della mia vita che non sia stato vissuto per sfida. Io non ricordo un solo attimo della mia vita in cui non abbia serrato i pugni per guardare in faccia la realtà che mi circondava, facendo le mie cazzate, facendo i miei errori, facendo tutto quello che potevo fare, perché chiaramente combattevo le contraddizioni, combattevo lo sconosciuto con le armi che mi erano dato, però ogni volta che affrontavo una cosa io ero diverso. Per cui ricordatevi questo, io non sono stato assolutamente duro oggi, né ho interesse che le cose siano dure. Io torno a ripetere, io sono una persona religiosa e quello che io sto facendo è un lavoro religioso e deve continuare ad essere un lavoro religioso per costruire il futuro del nostro sistema sociale, per costruire il futuro degli esseri umani, per costruire il Dio che cresce dentro gli esseri umani. E questo è il mio intento, e chi mi ha seguito da un anno e mezzo a questa parte sa perfettamente che questo è il mio intento. E se non fosse per le provocazioni, provocazioni fisiche, provocazioni di costruzione del muro di gomma, che in questo momento viene messo in essere da personaggi che sono ben conosciuti e personaggi che hanno interessi diversi a quello che è la legge, quello che sono le regole sociali, eccetera, penso che non avrei mai fatto i discorsi di oggi. Però comunque lavorerò sul discorso del mobbing per far capire alle persone come sottrarsi, come venire fuori da lavori di accerchiamento etico, morale, emozionale, anche giuridico, anche familiare, negli ambienti di lavoro, negli ambienti, in qualsiasi ambiente esse si trovano, perché nessun figlio di buona donna o figli di buona donna si possono permettere di far passare per paranoici o far passare per matti quelli che vogliono emarginare, quelli che vogliono distruggere, a cui vogliono impedire di costruire qualcosa di decente nella propria vita. Questo non è assolutamente accettabile da nessun punto di vista. E chi mi ha ascoltato da un anno e mezzo a questa parte, chi ha ascoltato il crogiolo dello stregone, il crogiolo del male, il crogiolo dei quattro canti del mondo, sa perfettamente che i discorsi che ho fatto fino ad oggi sono esattamente gli stessi. Perché chi non è in grado di costruire un sistema sociale, il Dio che cresce dentro, la vita che guarda il futuro che gli viene incontro, va necessariamente a distruggere qualunque cosa di pulita, qualunque cosa onesta, qualunque cosa corretta socialmente viene costruita. E non è importante il nome con cui l'annientatore o la distruzione si dà. Il nome è irrilevante, i nomi sono sempre lo stesso, cattolicesimo e nazismo. Non è importante, sotto quei nomi si mascherano queste cose, ma la dottrina è sempre quella. Per cui, torno a ripetere ancora, non sono stato assolutamente duro, anzi direi che sono stato infinitamente gentile e disponibile rispetto a tutto quello che io ancora posso dire.
questo vorrei che fosse chiaro. Io ho 46 anni, ho cominciato ad affrontare la vita da quando ne avevo 14. Giorno per giorno ho accumulato 32 anni di esperienza, attimo per attimo. Qualche volta non è sufficiente comunque. E riprendiamo il nostro discorso, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Vi leggerò soltanto quattro guardiani importantissimi. I guardiani che sviluppano l'essere umano, che sviluppano il Dio dentro l'essere umano e che noi incontriamo fuori dall'essere umano come coscienze e consapevolezze di se stessi. Io non mi ricordo di quanti guardiani ho parlato, di quanti guardiani ci sono che portano a diventare eterni nella specie umana. So che sono innumerevoli. Quelli che io ho incontrato, li ho incontrati attraverso la religione romana. Sicuramente esiste un numero infinitamente più alto di guardiani, però io non li ho considerati, sia perché non li ho incontrati, sia perché non mi interessa niente di incontrarli, sia perché siano diversi dai miei percorsi, sia perché ogni persona deve incontrare i propri guardiani, deve incontrare le proprie cose, deve incontrare la propria costruzione di se stessa. Pertanto io vi parlo dei guardiani che crescono dentro l'essere umano, vi parlo dei guardiani esterni che incontrerete qualora sviluppate il Dio che avete dentro, il Dio specifico che avete dentro, ma non saprete mai quanti sono i vostri guardiani che crescono dentro di voi se voi non sviluppate il Dio che avete dentro e non incontrate le divinità che stanno fuori. Pertanto io vi parlo di me stesso, vi parlo del mio divino, di quello che io ho percepito come divino, di quello che io sento come divino. Ma il vostro divino appartiene solo a voi e voi lo potete incontrare. Io vi do i miei esempi, quello che io ho incontrato, ma quello che voi incontrerete appartiene solo a voi e solo nella misura in cui lo saprete vedere, in cui lo saprete percepire. E il primo guardiano di cui parliamo è Odoria. Odoria è un grande guardiano. Odoria si è sviluppata quando gli esseri della natura usarono il senso dell'olfatto per relazionarsi col mondo circostante. Odoria è un centro di energia vitale che si sviluppa nel momento stesso in cui gli esseri scambiano energia vitale attraverso l'odorato. Si costruisce e si sviluppa quando gli esseri usano l'odorato come senso per risolvere i loro problemi vitali. Odoria è un guardiano degli esseri della natura. Appartiene al divenire dell'essere natura e agli elementi attraverso i quali questa fonda il proprio divenire. Non c'è molto da dire su Odoria, se non che essa splende in molte specie, mentre gli esseri umani l'hanno un po' dimenticata, considerando l'odorato un senso quasi secondario. Questo perché lo sviluppo di Odoria si è fermato bloccato dalla descrizione della ragione, che considera se stessa come l'assoluto. Eppure Odoria conduce al soffio vitale, conduce alla percezione dell'energia vitale presente nell'atmosfera, conduce alla percezione della vita attraverso lo scorrere di Giove, il cielo, attraverso le sue trasformazioni. Odoria, per gli esseri della natura, è un guardiano del soffio vitale, dell'energia vitale libera dalla quale gli esseri assorbono e attraverso la quale si sviluppano. Odoria è un grande centro di energia vitale che deve essere praticato per garantire lo sviluppo dell'essere. Odoria ha la sua sede dentro ogni essere. Da qui lo sviluppo del centro di energia vitale Odoria è lo sviluppo del singolo essere della natura, della sua attenzione, della sua relazione col mondo. Vi ricordo sempre che ogni senso che noi abbiamo è un centro di energia vitale, cioè è un centro magico, perché i sensi ci permettono l'arrivo dei fenomeni e la costruzione del giudizio, cioè coi sensi noi percepiamo il mondo. Il mondo noi lo percepiamo esclusivamente coi sensi. Nella percezione alterata, quando noi percepiamo delle cose, le traduciamo sempre come fossero dei sensi. Vediamo delle cose, percepiamo dei rumori,
percepiamo degli odori, percepiamo delle sensazioni tattili. Qualunque cosa noi percepiamo anche in alterazione alterata, ha sempre dei riferimenti con i nostri sensi. Per cui anche nella natura, quando noi agiamo, nella vita di tutti i giorni, guardiamo le cose, ascoltiamo le cose, odoriamo le cose, gustiamo le cose, usiamo il tatto per le cose, e da quei sensi noi riceviamo i fenomeni con i quali costruire i giudizi. Ebbene, il giudizio che noi costruiamo con i nostri sensi è un giudizio importante, perché ci porta all'azione, ci porta a costruire noi stessi, ci porta a espandere noi stessi. Per cui odoria, che ci porta all'odorato, che ci porta a ricevere i fenomeni attraverso l'odorato, che ci porta al soffio vitale, perché noi percepiamo l'essere atmosfera, è un centro di energia vitale, è un ente divino dentro di noi che ci può trasformare attraverso la percezione di fenomeni. Se noi trascuriamo i nostri centri dicendo che l'odorato è secondario, magari serve più al lupo che non all'essere umano, bene, di fatto scartiamo una quantità di fenomeni che noi useremo per costruire il giudizio. Per cui noi neghiamo l'importanza di un senso per dare magari più importanza alla vista, alle orecchie, eccetera, e di fatto ci precludiamo una parte dell'essere natura, di fatto neghiamo una parte di noi stessi. Per questo odoria è importante e va curata. Usatelo il naso, usatelo anche per gli odori, usatelo per sentire, per assaporare, per sapere se quello che vi circonda è buono o non è buono. Usare questo significa ampliare la nostra attenzione e significa ampliare la quantità di fenomeni che giungono a noi, variando anche la nostra percezione del mondo. E dopo odoria passiamo a un altro centro di energia vitale, ed è Peta, formatasi nella relazione armonica fra le coscienze di sé nell'oggettività. Quando l'essere umano fondò la ragione, il caos del circostante e la coscienza che questi emanava lo sconvolgeva, facendogli credere di essere circondato da esseri mostruosi, giganteschi e potenti. Una volta persa la relazione numenica fra sé e il circostante, questo apparve immanente, sviluppando nell'essere umano la necessità di costruire una relazione che, pur partendo dal descritto della ragione, fosse tale da costruire un divenire in armonia con esso. Chiedere benevolenza al circostante è un fare tipicamente cristiano e più in generale delle religioni rivelate. Per esse il circostante è un mostro immanente, per essi il terrore immanente è opera del loro Dio. Per essi il circostante deve sottomettersi ed essi devono timore soltanto al loro Dio. Così facendo spostano l'oggetto del terrore della loro ragione e alla sua descrizione ad un oggetto quale proiezione della loro descrizione di Dio. Nello stesso tempo alimentano il terrore attraverso il saccheggio sistematico del circostante. Peta è un grande guardiano, agisce sull'essere umano fin tanto che questi non ha definitivamente trasferito alla proiezione della sua ragione, Dio, il diritto dovere di terrorizzarlo. Peta è guardiano dell'armonia fra gli esseri umani legati alla loro ragione e le coscienze di sé del circostante, che anche se mute alla ragione vengono comunque considerate dall'essere oggetto delle sue paure. Così l'essere cerca Peta, l'armonia nelle relazioni col circostante. Fintanto che le paure rimangono tali, egli può farvi fronte attraverso una costante ricerca di armonia col circostante. Quando le paure si trasformano in terrore, egli proietta la sua ragione ad assoluto della sua esistenza e immediatamente troverà chi, spacciandosi per Dio creatore e padrone, darà corpo al suo terrore, imponendogli di mettersi in ginocchio sottomettendosi. Peta è un guardiano il cui compito è quello di impedire questo, e quantomeno prova a rallentare l'assoggettamento dell'essere umano attraverso la costruzione dell'armonia del fare. A Roma l'armonia del fare era garantita dagli auguri e dai libri sibillini. Gli auguri avevano il compito di agire affinché le scelte fatte dagli esseri umani, dal sistema sociale, non fossero in contrasto con il fare e le volontà del circostante. I libri sibillini avevano il compito di condurre la relazione all'oggettività da parte degli esseri umani all'interno di un percorso non distruttivo.
PETA era tutto questo. PETA si alimentava di questo, si alimenta da questo e l'unica cosa che PETA gogna è la fine del proprio divenire per continuare la trasformazione del proprio divenire attraverso altri fare. Quando gli esseri umani non filtreranno più le relazioni fra loro e il circostante attraverso la ragione e il terrore che questa genera, ma diventeranno parte integrante del circostante attraverso la percezione e la relazione fra l'essere e il circostante, percependo la numenia, per PETA si schiude un grande divenire. Quando gli esseri umani potranno marciare liberi dal terrore cristiano, PETA potrà proseguire lungo la via dei propri mutamenti per diventare eterna. Che cos'è questo discorso fatto su PETA? Quando l'essere umano ha costruito la ragione e ha fissato che lui deve vivere all'interno della ragione attraverso gli elementi del pensato, lui non ha troncato i ponti che lo legano alla natura. Questi ponti che lo legano alla natura sono legati da un guardiano che è PETA. In pratica PETA li ricorda sempre alla ragione: guarda che tu non sei Dio, cioè tu non sei la padrona dell'essere umano. L'essere umano è divenuto all'interno della natura attraverso delle forze delle quali tu non sei la padrona. Non sei tu che decidi cosa deve o non deve fare l'essere umano. L'essere umano è divenuto all'interno della natura, ha dei bisogni che sfuggono alla ragione e attraverso quei bisogni deve tornare all'interno della natura, deve riprendere il proprio ruolo nella vita. E PETA fa questo legame fra il mondo che ci circonda e la ragione, dove la ragione non concepisce il mondo che la circonda come essere vivente, come cosciente viventi. Però PETA riesce a far sentire alla ragione emozione, sentimento, l'emozione che si guarda per esempio vedendo il sole tramontare, l'emozione che si ha in una notte stellata, l'emozione che si ha in tante situazioni. Bene, queste emozioni appartengono a PETA e PETA ci costruisce attraverso questo. Vediamo un attimo. Sei pronto? Dimmi. Ciao, avevo fatto una domanda. Siccome che mi hai ascoltato un discorso che ha fatto di agente figlio prete o prete che sia sta, i miei diritti praticamente nomi, i diritti e parlare in generale, che non si può avere difensori che difende i poeti e anche i suoi contemporaneamente. Siccome che io sono contrastato a principio, perché il comunismo e il liberalismo gli ha trovato d'accordo, perché come contadini e bacani non vanno mai d'accordo, ma si trovasse d'accordo che sarebbe la perfezione della società. Allora mi dico, ti domando, è il contadino che fa hobby, è il contadino dell'hobby, è il contadino che fa il contadino veramente, si trasforma col muso da natura vacca, can, e i paghi sia chi abbia il muso sporco fatto da terra. E quello che è il bacan, e quello che è l'industriale, cosa è il vero paolo? Quello che cerca la giustizia o quello che si impegna a sostenere un combattimento eterno? Cosa Pio? Allora mi dico, è vero paolo, perché lui dice che non può essere che un difensore che quando che parla con i suri difende i suri, quando che parla con i poeti difende i poeti. Mi penso che è il contadino che fa l'hobby del contadino e vive all'infuori del contadino, perché lo fa con passione, impiete e forze, ma è all'infuori. Dunque lui sta con il liberalismo, diciamo, con regnanti, diciamo, con qui che deve fedelisti, ecco, che sia fedeli, insomma, che sia realisti. E adesso gli dice che non è possibile, bisogna che si odia per forza, si odia i poeti, però non è possibile che sia gente che parla ben di uno e difensore di uno, difensore di altro. E ci trovo d'accordo con il discorso dei poeti, che non si può trovare d'accordo, e invece mi dico che il contadino con suo sacrificio e lavoro e trova d'accordo, basta che sia l'obbligo di contadini, c'è una cosa in testi diretti. Come dire il tuo parere? E adesso te lo dago per radio il parere. Sì, perché mi pare che sia scottante questa dichiarazione che ha fatto questa gentaglia a buon mercato che fa i giudizi
cioppa, confondere la gente e far lottare, far fare baruffe. Il discorso è chi sacrifica, che anche se c'è l'obbligo contro i puoi sacrificare il massimo delle sue forze, comunque, e mica mai perso la speranza che la società sia unita, corretta e amorevole e per progresso e sviluppo gli ha fatto l'impossibile. Perché sì qua, io voglio che attorno in Dio la società. Qui che predica che non c'è d'accordo. Io voglio lotta sociale, io voglio guerre mondiali. Ok. Ciao. Ciao, adesso ti rispondo. Allora, no Alessandro, in realtà Ricky Puoretti potrebbe tranquillamente mediare le cose, cioè potrebbe veramente star ben insieme, basta che il ricco non saccheggi i poveri o non saccheggi la vita delle persone e le persone che sono povere, fra virgolette, cioè meno divido la società in ricchi e poveri, tenlo presente, tenta un po' di costruire se stessi e di costruire la giustizia nella vita. Mi penso che c'è poi cambiare tante robe cambiando quel che abbiamo dentro. Purtroppo anche questa divisione qua fra Sciori e Puoretti è sempre stata una divisione di comodo per fregare e torlupinare le persone, cioè per dividere il mondo in classi, quando invece, ma non lo so, bisognerebbe fare un attimino un altro tipo di discorso secondo me. Comunque ricchi e poveri, quando c'è la fame difficilmente si va d'accordo, eh. Però se, come diceva l'amico Ciampi, se il ricco, l'industriale, anziché dire guadagno più soldi vendendo una bicicletta, dicesse faccio 10 biciclette e guadagno gli stessi soldi, sono due modi diversi di vedere l'economia. Cioè com'è che si può guadagnare più soldi? L'industriale può dire io faccio biciclette e vendo 10 biciclette a 1.000.000 lire l'una, voglio guadagnare più soldi, faccio sempre 10 biciclette e le vendo a 10 milioni l'una, ma la quantità di persone che possono comprare le biciclette diminuisce perché servono più soldi per comprare le biciclette. Oppure l'industriale può dire questo: aumento il stipendio ai miei dipendenti, faccio star bene i miei dipendenti, costruisco 20 biciclette, le vendo sempre a 1.000.000 l'una e più gente mi compra le biciclette. Allora vuol dire che il sistema sociale sta meglio nel secondo caso che non nel primo caso. Sì, pronto? Il Roberto. Dimmi. Ma mi conosci tu o no? No, non ho ancora capito chi sei, comunque dimmi, dai. Ma tu come non hai capito chi so? Dai, forza, su. Dai, non fai perdere tempo, dimmi quello che devi dire. Claudio. Dimmi. Mi senti tu o no? Sì, ti sento benissimo. Adesso non ho capito chi te sei. Ma lo fate, io mi metterei in culo. Allora, perché pensavo di non avere il telefono, invece avevo troppo. Allora, a parte che vorrei dire Alessandro, ti imploro Alessandro che quando che te invisi a radio, le persone se devo parlare di un certo argomento, se ditemi fuori quei tuoi argomenti, nessuno può seguirti, perché se devo parlare di un argomento che non c'entra niente con quella roba che ti pensi di, per cui dopo Claudio che tocca inventarsi una risposta che non esiste, parlare una risposta a una domanda che non esiste. Fine della parentesi, sei d'accordo Claudio? Beh, sai, si fa quel che si può anche per accontentare le persone. Parla sul microfono che non ti sento. Se poi anche puoi imparare a gestire che a radio come Dio comanda. Se puoi anche tentare di dare delle risposte lo stesso. Allora, mi senti? Perché dico pure deve stare massa che mi rimbomba tutto. Ah vabbè. Si può anche tentare di dare delle risposte lo stesso, Sì, bisogna inventarle come che ti hai fatto Dio, appunto. Ribomba. Sì, un pochino. E ora ma tu parli, no, tu parli pure. Ora ti parlo al telefono che mi te sento così, dai. Sì, dai. Dunque, attraverso il percorso che dite che ho fatto adesso, ricchi e poveri, eccetera, ti dici giustamente dal mio punto di vista, mi vedo il mondo in un altro modo. Esattamente, anche a me io vedo adesso da un altro punto di vista. Però, col discorso che ti hai fatto te, continua l'equazione soldi uguale felicità. Ah, ma infatti non volevo fare questo. No, capio. Non volevo fare questo.
so che non dovevi farlo, però neanche che siamo sempre dentro questo trucco, che è il trucco che fa funzionare il mondo sempre allo stesso modo, cioè soldi è uguale felicità, e non può essere vero, logicamente non può essere vero. Se è vero che i soldi serve, sono importanti, se no mi non potrei neanche telefonarti. Quindi mi curi i soldi per pagarmi la telefonata, sì. Mi curi i soldi per pagarmi la mia libertà di parlare con te. Questa è la società di un corpo. Sì. Siamo d'accordo? Sì, sì, sì. Bene. Mi diria, farei un'altra proposta sul discorso tuo. Farei la proposta, così per pensare. Mi ritengo d'essere, e credo d'essere fin fine mi come qualsiasi altra persona, una goccia d'acqua rispetto a un oceano, no? Sì. Sono d'accordo come certo. Esempio? Bene. Uno su 5 miliardi? Allora, abbiamo sempre detto che se te cambi te stesso, te cambi il mondo. Se te riesci, nel mondo non ti puoi cambiarlo, ma se cambi te stesso, te cambi il mondo. Certo. Allora facciamo un esempio, molto semplice per pensare, se vogliamo tutti quanti, per proporla come motivo del dibattito, credo che sia abbastanza interessante. Mi goccia, se abbiamo una goccia, prendiamo una goccia d'acqua, la prendiamo e la mettiamo nel mare. Quel mare cambia con quella goccia o no? Certo che cambia. Non è più quello di prima? Io penso che sia proprio così. Quella goccia ha quella funzione che comunque infinitamente poco, ma quel mare cambia con quella goccia in più. Vorrei andare a approfondire questo argomento e preferirei ascoltarti te. Adesso ti ascolto per radio. Ciao, ciao a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Ciao Franco e sopportami. Supportami in questo senso, ogni volta che succede un'azione, qualunque azione essa sia, qualcosa cambia. Cioè, quando io faccio una scelta, quando un altro fa una scelta, delle cose si mettono in moto, altri meccanismi si mettono in moto. Se io cambio me stesso, cioè modifico me stesso affrontando la vita, cioè facendo le mie scelte, è chiaro che ho delle modificazioni dentro di me. Il fatto che io vengo qui a parlare per radio, io metto nel mio mare, cioè nel mare della vita, le mie cose. Le mie cose vanno a modificare quelli che ascoltano, magari si incazzano con me, magari mi mandano a quel paese, magari qualcuno si gratta la testa, qualcun altro dice chissà se forse. Ogni volta che uno di noi affronta la vita e dice mi esisto, qualcosa cambia nella vita, qualcosa cambia nella vita di tutti i giorni. E il problema è che non è che cambia semplicemente... Pronto? Sono Fabrizio da Padova. Ciao. Ciao, volevo chiedere una cosa, se potevi parlare delle proiezioni astrali, dell'argomento così. Ho ascolto per radio, ok? Ok, ciao. Allora, vabbè, parlerò anche delle un po' di proiezione, che poi non è proiezione astrale, è ovvio, cioè, vabbè, dopo mi spiegherò un pochino. Allora, il discorso è questo, che il fatto di cambiare noi stessi, il fatto di modificare noi altri, ed è fondamentale per modificare la vita, cioè, se mettiamo che il mondo sia fatto di 100 persone, io ho 100 persone paurose, ho un insieme di persone fatto in un certo modo. Se ho 100 persone coraggiose, ho un mondo diverso, ho qualcosa di diverso. Se io ho 100 persone paurose in un sistema sociale un po' più complesso, quelle persone semineranno paura. Se io ho 100 persone coraggiose in un sistema sociale complesso, quelle 100 persone semineranno coraggio. Sto parlando di coraggio per dire centinaia di altre cose. Percezione, dignità, consapevolezza, intento, cioè, tutte quelle cose che noi seminiamo nel mondo, seminiamo nella vita, la vita cambia un pochino, per cui siamo effettivamente delle gocce all'interno del mare e nel mare noi mettiamo le nostre cose che sono le nostre perle preziose, che sono quelle che noi costruiamo, quelle che noi alimentiamo, per cui cambiare noi stessi significa cambiare anche il mare in cui viviamo. Spero... questa è la mia opinione, per cui per questo anche perché
parlo di stregoneria, parlo di paganesimo, perché parlo di un modo diverso di affrontare la vita, e quel modo diverso, che è il nostro modo personale diverso di vedere la vita, diventa anche qualcosa di prezioso che dopo viene a espandersi al sistema sociale. Un sistema sociale di persone in ginocchio è un sistema sociale di un certo tipo, e allora avranno degli adattamenti di un certo tipo, avrà chi sfrutta le persone in ginocchio, chi è più furbo dell'altro, chi arraffa di più. Un sistema sociale in cui le persone si prendono nelle proprie mani la responsabilità della propria vita sarà un sistema sociale che è più vivo, che cercherà di affrontare meglio la vita, al di là che poi siano ricchi, poveri, o okay. Quello dopo un altro discorso, in effetti. Proiezioni astrali? Che ne so, almeno di 50 tipi diversi. Proiezioni astrali, io, per me c'è una sola condizione che è reale rispetto a tutte le altre, cioè esiste una banda di percezione che è larga, una banda di percezione che va da quello che sono io in questo momento, quello che percepisco io in questo momento, all'alterazione della percezione che vede il mondo in maniera assolutamente diversa da quello che io lo vedo e lo descrivo in questo momento. E questo però non è una proiezione di me stesso, ma è un modo di percepire il mondo. Dentro di noi abbiamo... quando il nostro nonno uscì dal brodo primordiale, e questo Franco non sarà mai d'accordo con me, ma non ha importanza, quando il nostro nonno uscì dal brodo primordiale, era una cellula, due cellule, non so chi cazzo era, aveva una certa percezione del mondo perché i suoi organi di senso erano diversi, perché la sua capacità descrittiva, la sua capacità di relazionarsi col mondo era diversa. Quando mio nonno era un rettile, aveva la percezione del mondo che avevano i rettili. Quando era un insetto, aveva la percezione del mondo con organi diversi. Noi dentro di noi abbiamo tutto questo. Chiaramente, cosa fa la nostra specie? La nostra specie ha fissato la descrizione del mondo all'interno della ragione. Questo fa parte del suo divenuto. Però una volta che noi rompiamo la ragione, rompiamo quello che è la descrizione del mondo, o se volete in maniera clinica, in maniera biologica, quando noi costruiamo connessioni cerebrali diverse perché abbiamo una sostanza di più, perché ce ne manca una, perché abbiamo un attacco di pseudo marijuane o pseudo mescaline, abbiamo tante sostanze che vengono ad alterare quelle che sono le connessioni cerebrali, che vengono ad alterare quelle che sono le nostre condizioni fisiche, siamo ubriachi di alcol e tutto il resto, abbiamo delle percezioni del mondo che sono diverse, cioè abbiamo la percezione del mondo in maniera diversa. Qual è la differenza fra un apprendista stregone che percepisce queste cose e una persona normale che percepisce queste cose? La differenza sta nell'autodisciplina. Cioè, mentre l'apprendista stregone, prima di tutto, non prende nessuna sostanza stupefacente. Secondo, non prende quantità alte di alcol, meno che io, che ogni tanto mi faccio le mie birre molto volentieri, perché se mi permettete mi piace farmi qualche birra, ma comunque non va in ubriacature, non va in sostanze drogate, ha una struttura di vita disciplinata, nel senso che non fa puttanate fisiche, psichiche, eccetera, no? Bene, l'autodisciplina ti permette, una volta che hai alterato la percezione, di controllare quello che tu percepisci, di ritornare nel mondo della ragione, di descrivere quello che hai percepito con la logica del mondo della ragione, sapendo che i mutamenti, le trasformazioni che hai in percezione alterata sono i tempi, le modalità in cui si presentano sono diversi da quello che hai nel mondo della ragione. Ma questo appartiene all'autodisciplina. Abbiamo infine un altro effetto importantissimo, ed è l'obe, cioè ed è il volo astrale, è il doppio, è il corpo di energia. Là abbiamo ancora vari stadi di percezione diversa. Abbiamo il corpo di energia che si stacca dal corpo fisico, però percepisce il mondo esattamente con la descrizione del corpo fisico. Per esempio, gli fenomeni di premorte. Quando un individuo è in stato comatoso, spesso se ha il corpo luminoso, cioè se ha costruito il corpo luminoso, questo si stacca dal corpo fisico e magari vede i medici che stanno operando, vede la sala operatoria dall'alto, cioè vede
delle cose attraverso il proprio corpo luminoso, però quelle cose che lui vede sono sempre legate alla fisicità, cioè sempre la descrizione del mondo, gli uomini fatti in maniera fisica e la sala operatoria in quella forma. E questo è un modo di viaggiare col corpo luminoso, che però è legato ancora al corpo fisico. Esiste la possibilità di viaggiare col corpo luminoso nello spazio, cioè sempre vedere lo spazio fisico ma muovendosi il corpo luminoso. E qua ci vuole un casino di addestramento, un casino di autodisciplina specifica che tutti gli stregoni sconsigliano, cioè nel senso che anche se tu costruisci un corpo luminoso, lo leghi e lo condizioni a quello che è la percezione fisica e spaziale del mondo. Abbiamo infine il corpo luminoso in quanto corpo luminoso, cioè abbiamo il corpo luminoso che percepisce il mondo come campi di energia, e quello è un discorso abbastanza folle, cioè quello, arriviamo a riportare questo nel mondo della ragione, è un atto di assoluta follia, anche perché la ragione non sarebbe in grado, oppure è in grado scarsamente, elementi che sono scarsamente utili. E, scusate un attimo solo che ho un piccolo problema con le cassette oggi. Sì, niente di particolare, semplicemente un comando è stato lasciato. Vediamo un attimino. Eccolo qua. Per cui è un altro modo di viaggiare col corpo luminoso che è assolutamente diverso. Però sfruttare nel mondo della ragione quell'ultimo tipo di viaggio, cioè il corpo luminoso che percepisce il mondo che ci circonda come campi di energia, è scarsamente vantaggioso nella vita di tutti i giorni, per cui non ha nessun valore. Questi sono comunque gli ambiti che io conosco dell'uso del corpo astrale, quello che viene chiamato almeno normalmente corpo astrale. Dopodiché ricordatevi che la nostra percezione del mondo varia con un campo altissimo, cioè noi potremo tranquillamente percepire, non so, raggi infrarossi, cioè esistono degli animali che percepiscono tranquillamente i raggi infrarossi, i raggi ultravioletti e tutto il resto, e noi abbiamo dentro tutti questi sensori, soltanto che non li usiamo, è come se avessimo degli organi atrofizzati, insomma, che tanto non ci servono, salvo casi assolutamente eccezionali. Per cui ricordatevi che dentro di noi c'è tutta la nostra storia dell'evoluzione, c'è tutto dentro, per cui memorie antiche, dati, lingue strane, modi di pensare il mondo, tutto abbiamo dentro. Cioè il fatto che non lo usiamo è come se avessimo delle memorie del computer che tanto sono là ma che non ce ne facciamo niente, insomma. Però noi abbiamo dentro tutto, attimo per attimo. Questo è essenzialmente i discorsi, però no, non sono importanti questi discorsi, cioè io all'inizio, quando ho cominciato il lavoro di stregoneria, parlo del 1980, cercavo effettivamente il potere, cioè cercavo delle armi, cercavo di riuscire ad usare qualcosa che fosse effettivamente importante per la vita di tutti i giorni, cioè per quello che io intendevo fare. E ci è voluto un po' di tempo perché capissi esattamente l'importanza di quello che stavo facendo. Non era tanto cercare un'arma mentale o qualcosa di un potere da usare nella vita di tutti i giorni. Era la capacità degli esseri umani di costruire la vita. Questo era importante. E questo è effettivamente ciò che ho trovato. Per cui chi vuole avere un corpo luminoso per viaggiare, per fare, per sapere segreti, sono delle cazzate in mare, cioè non riuscirà mai a costruire nulla. Chi invece riuscirà a sviluppare l'intento, il piacere della vita, il piacere di affrontare le sfide della quotidianità, il piacere di cercare libertà, di cercare giustizia, allora riuscirà a costruire se stesso e riuscirà a costruire anche quel corpo luminoso al di là di quello che lui riuscirà a fare. Il capolavoro della stregoneria è quello di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo è il grande capolavoro della stregoneria. E il resto è abbastanza irrilevante. Il resto sembra quasi un cioccolatino, un modo per afferrare le persone. Una volta ho letto qualcosa del Buddha, non so, dialoghi o qualcosa del genere, dove c'era un allievo
che gli piacevano un sacco le donne, no? Gli piacevano un casino le donne. E allora per costringerlo a studiare, per costringerlo a meditare, a cambiare, Buddha gli ha fatto vedere le più belle donne che lui pensava, insomma, di trovare o di incontrare. E pur di raggiungere quelle donne così belle, si è impegnato a lavorare, a meditare, ad affrontare la vita, insomma a fare quello che doveva fare, e alla fine del suo percorso, quando lui è riuscito ad arrivare all'illuminazione, chiamiamola così, visto che piace ai buddisti, Buddha gli ha detto: adesso vuoi le donne? Ha detto: adesso non mi interessa più niente. Cioè in quel momento non gli fregava più niente, cioè quello era, diciamo così, il cioccolatino, lo stimolo per riuscire a percorrere un percorso di stregoneria, di magia. Ecco, il mio cioccolatino, diciamo così, è stata inizialmente la ricerca di potere. In realtà il vero potere è la vita, cioè la vita che gli uomini costruiscono, che è importante. Tutto il resto è abbastanza irrilevante. Le persone nascono e muoiono, invecchiano, si trasformano continuamente. Ed è assolutamente irrilevante sia cercare vendette, sia tentare di fare, non so, di avere il potere, eccetera. Alla fin fine si muore, e là è il vero successo. Cioè il successo della vita è la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Va bene, visto che siamo arrivati qua, passiamo a un altro guardiano del divenire umano. E l'altro guardiano di cui parliamo è Pietas. Pietas è un grande guardiano. Pietas agisce all'interno della ragione. La ragione, inconsapevole del circostante, si muove in esso, attenta e discreta, attenta a non danneggiare inutilmente e discreta a non saccheggiare. Questo tipo di atteggiamento è stato storpiato dai cristiani in pietismo, un atteggiamento di disprezzo rispetto al circostante. Essi dovettero far questo per giustificare il mantenimento della miseria. Pietas è un guardiano della ragione, la sorveglia affinché questa non disprezzi l'oggettività in cui esiste, rispetti le coscienze di sé che l'attorniano e si sviluppi in armonia con esse, anche se inconsapevole della loro presenza. Pietas è il primo guardiano che viene annientato quando la pulsione di morte si impadronisce dell'individuo. La pulsione di morte annienta nell'individuo il rispetto per il circostante, lo convince di essere padrone del circostante, lo porta a saccheggiare il circostante per affermare il suo diritto al dominio. Non è importante la quantità di saccheggio prodotta, questa è direttamente proporzionale al potere di avere posseduto dall'individuo e a quanto la pulsione di morte ha sottomesso il suo fare. Quando appare il concetto di possesso, la pulsione di morte si è impadronita dell'individuo e per quanto poco ha troncato i legami che legano l'individuo al centro di energia vitale Pietas. Questo perde alimento mentre l'essere umano inizia un cammino distruttivo. Come può una ragione umana sapere se la pulsione di morte si è impadronita di se stessa? Una ragione non può riconoscerlo da sola, in quanto la pulsione di morte diventa fare della ragione e sua ragione di essere, ma si può osservarlo nella ragione accanto, attraverso la discrezione con la quale prende dal mondo. Favoriamo dunque quelle ragioni che prendono con discrezione e ostacoliamo quelle ragioni che si presumono investite di diritto divino per saccheggiare il circostante e di conseguenza il divenire degli esseri umani. Pietas è il nostro atteggiamento davanti alla vita. Avere per i romani, avere, essere degli individui con pietas, con pietà, era avere la capacità di ascoltare il mondo che ci sta attorno, la capacità di interagire col mondo che ci stava attorno. Mentre peta è la relazione fra un mondo muto per la ragione che ci sta attorno, cioè un mondo che non parla, un mondo che non esprime il proprio divino, e l'essere umano che non sente il mondo dal punto di vista della ragione, della sua descrizione, però lo sente dal punto di vista istintuale, lo sente dal punto di vista emozionale, sente che qualcosa gli manca, e peta media fra le due cose, media fra la ragione e i richiami del mondo affinché l'essere umano non si perda,
Pietas è invece l'essere umano che ascolta il mondo. Lui magari ha la ragione che lo blocca, ma l'essere umano ascolta il mondo, ascolta quanto dal mondo gli viene, guarda gli occhi del suo gatto, sente i latrati del suo cane, ascolta il latrato del lupo, guarda con piacere l'albero che cresce, guarda la vita che gli sboccia sotto le gambe, guarda tutte queste cose. E questo è pietas, ma guarda anche gli esseri umani, guarda le loro fatiche nel costruire la vita, guarda gli sforzi che fanno per affrontare le loro trasformazioni. Questo è pietas, questo guardare con dolcezza le cose e partecipare alle trasformazioni delle cose. Questo è pietas, non è pietismo. Non è disprezzo per il più debole, aver pietà per il miserabile. Questo è un atteggiamento cristiano. Pietas è compartecipazione dell'essere umano a quanto lo circonda, a quanto lo favorisce a crescere e nello stesso tempo partecipe della crescita di altri esseri. Bene, io qui ho quasi finito la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte. Ho finito di leggere ciò che porta a diventare eterni, mancano 2 minuti ed è inutile. Sì. Pronto? Sacrifici umani, sì, penso sia. Qui abbiamo sempre il solito testa di cazzo di Luigi di Treviso, il quale continua a rompere le palle. Perché rompe le palle? Perché lui deve distruggere qualsiasi cosa si costruisce. Qualsiasi cosa si costruisce egli ha odio, un odio terribile, perché non è in grado di affrontare il nuovo gli fa paura, e questo vale per ogni cristiano. Quando io vi ho parlato del mobbing, e ve ne parlerò del mobbing, sarà un termine che entrerà talmente facilmente nella mente e nel pensiero che capirete esattamente l'importanza di questo vocabolo. Bene, quello che sta facendo il Luigi di Treviso, questo grandissimo testa di cazzo, perché non c'è nessun altro modo per definirlo, è la stessa cosa di quelli che mettevano a rogo le persone, di quelli che facevano i sacrifici umani bruciando le streghe. È esattamente la stessa identica cosa. La forza che lo spinge, la forza della distruzione, la forza dell'annientamento è esattamente la stessa cosa, è la vigliaccheria davanti alla vita. Vabbè, detto questo a questo imbecille, andiamo avanti ancora. Andiamo avanti dicendo della fiera che abbiamo tenuto a Treviso. Allora, la fiera che abbiamo tenuto a Treviso è stato un grandissimo successo. Non lo è stato dal punto di vista economico, perché là neanche un terzo delle spese, però non è importante dal punto di vista economico. Avevamo già messo in conto che dal punto di vista economico non saremmo riusciti neanche a ripagarci le spese. Quello che a noi ci proponevamo era di diffondere il pensiero in un ambito diverso da quello che pratichiamo comunemente. Cioè, era praticamente raggiungere altre persone, far sapere ad altre persone cosa pensavamo del Gesù di Nazareth, dell'infamia umana, di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, del libro dell'Anticristo, e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti perché abbiamo avuto dai 10 ai 15 contatti giornalieri. Cioè, praticamente circa 120 persone, sia di quelle che ascoltano la radio che sono venute in fiera, ed è stato importantissimo, sia di persone nuove che sono venute, altre persone hanno costruito delle relazioni diverse con noi e le hanno approfondite e hanno chiarito e si sono informate e hanno chiesto. Bene, la fiera è stato un grande successo. Mi ha distrutto fisicamente, perché fisicamente ci ho messo dentro tutto, sono stati 9 giorni pesantissimi, però è stato un grandissimo successo. E io devo ringraziare questa radio, per la pubblicità che mi ha fatto, e in particolare Franco Cararo, che ha sostenuto le nostre attività in fiera, e non gli sarò mai sufficientemente grato per quello che ha fatto. E non sarò mai sufficientemente grato anche per l'appoggio che ci sta dando e mi sta dando per diffondere questo tipo di pensiero. Ed è stato un grandissimo successo
nonostante tutte le lamentazioni che sentirete da me. Perché questo? Perché ogni volta che una persona viene e chiede: tu che cavolo vuoi? Tu cosa intendi dire con l'anticristo? Tu cosa intendi dire con Gesù di Nazareth dell'infamia umana? E prende quello che dico io e se lo va a verificare, io ho vinto una battaglia. Non ho parlato alla sua emozionalità, non ho parlato della magia che cresce dentro lui, ma ho parlato alla sua ragione. E quando una persona va a verificare le cose, io ho vinto una battaglia. Quando poi riesco a parlare all'emotività della persona, alla sua magia, al Dio che cresce dentro, e si sta accorgendo che è necessario costruire il Dio che è dentro, beh, allora è un capolavoro. E allora effettivamente quello che io sto facendo si sta pagando in modo grandissimo, perché quello che a me interessa è la costruzione della vita. Ne farò ancora, probabilmente prenderò un altro capannone, un'altra fiera, sempre che non me lo consentiranno. Cercherò di diffondere il pensiero in qualunque modo che è possibile e riuscirò in qualche modo, cioè il pensiero non si può fermare, continuerà a diffondersi sempre di più e sempre più persone sveglieranno il Dio che cresce dentro di loro. E questa è la nostra sfida. E le persone che hanno lasciato l'indirizzo, che ci hanno scritto, che ci hanno mandato del materiale, sono sempre gradite e con loro costruirò dei rapporti anche personali in modo di poter camminare assieme. Bene, io ringrazio tutti quelli che sono venuti in fiera, tutti quelli che hanno chiesto, tutti quelli che sono informati, tutti questi che lavorano per migliorare le cose e con loro costruiremo un cammino di libertà, perché solo questo è importante. Tutto il resto è abbastanza allegorico, tutto il resto è abbastanza parziale. È un cammino di libertà che sia un cammino di libertà per noi come persone, è un cammino di libertà all'interno del sistema in cui viviamo, perché possa migliorare. Io lo so che il mio pensiero comincerà ad attecchire fra 2 generazioni o 3 generazioni. So perfettamente che quello che faccio io adesso per me è soltanto un regalo che faccio al sistema sociale in cui vivo. Lo so perfettamente, ma questo fa parte delle regole del gioco. E a quelle regole una persona che costruisce se stessa non si può assolutamente sottrarre. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e a risentirci.